rimpicciolisci il cartone. Taglia il rettangolo a pezzetti. Fai 3 scomparti. Metti insieme i pezzi in questo modo. C'è un campo da gioco nella parte centrale. A lato ci sono le regole del gioco. Un enorme occhio verde guarda i viaggiatori dal centro della mappa. Sulla confezione c'è scritto Jumanji. La prima mossa è fatta. Dove finiranno i nostri personaggi? Alla periferia della città sorge una vecchia, vecchissima casa. Ci sono molte cose interessanti. Yeah, finalmente siamo qui! Guarda quanti vecchi libri! Wow! Mi chiedo se si possano vedere i pianeti attraverso il telescopio. Ah, c'è qualcuno! Anna ha deciso di dare un'occhiata. Aspetta, guardiamo insieme. Una scatola misteriosa le aspetta sul fondo del baule. Wow, cos'è? La scatola si è aperta. È un gioco! Beh, giochiamo! Facciamo una mossa. È una mappa del tesoro! Partiamo! Senza guardarci indietro! Elsa, vieni con noi! Gettiamo i modelli in una tazza magica. Poi ago e filo. I vestiti sono pronti. Abbiamo realizzato una gonna a pieghe. Aggiungi distintivi da scout sul giubbotto. Al collo abbiamo un fazzoletto, berretto da esploratore e una fibbia. Elsa è pronta per un lungo viaggio. La nonna sta aspettando la visita delle nipoti. Nonna, eccoci qui! Oh, mie care, mi siete mancate tanto! Fate prima uno spuntino! Nonnina, stiamo progettando di andare in campeggio! Oh, che nostalgia! Anch'io ero una scout! In realtà ho un album! La nonna era davvero cool! Che bei momenti! Voglio darvi qualcosa! Incredibile! Ora siamo pronte per partire! Yay! Ripassa il modello. Prepariamo lo zaino. Aggiungi le tasche di velluto. Sul retro ci sono le cinghie. Il materassino è legato in cima. Decora lo zaino con le toppe da scout. Svegliati, dormiglione! Grandi novità, andiamo in campeggio! Ragazze, sono pronto! Ditemi di più! Hanno condiviso i loro piani. Non devono fare altro che preparare lo zaino. Beh, sarà facile! La fisarmonica ci tirerà su di morale. Io guarderò la Lilù sul portatile. E soprattutto una scorta di ghiaccio! Prendiamo un tappetino e siamo pronti! Andiamo! Wow! Possiamo usare un vecchio orologio per fare una torcia. Aggiungi un bottone. Fai la maniglia con il tappo. Questa torcia potente illuminerà la strada nell'oscurità. La compagnia ha raggiunto la foresta. Un tacchino fa capolino da dietro i cespugli. Chi c'è? L'ho sentito anch'io! È un fantasma! Cos'è successo? C'è qualcosa di inquietante! Oh, non è un fantasma! È un tacchino! Non c'è niente di cui aver paura! Disegniamo la tenda. Delinea sul tessuto impermeabile. Nascondi il filo di ferro nel bordo. Ora i bordi possono essere piegati a piacere.
aggiungi il fondo e il retro. Taglia l'ingresso. Ritaglia una finestra in alto. Ora puoi ammirare il cielo stellato in tutta sicurezza. Olaf non riesce a scegliere un posto per riposarsi. Forse qui o qui. Olaf, dove sei? Oh, mi arrendo. Passeremo la notte qui. Poveretto. Monteremo noi la tenda. Un po' di lavoro di squadra e hanno allestito un posto dove passare la notte. Ottimo lavoro. Abbiamo fatto del nostro meglio. Sì, brave. Oh, Olaf. Cosa c'è? Fantastica! Gli amici si sono seduti a riposare. Fermiamo la tenda! Olaf scuote l'albero e la tenda cade a terra. Avrei dovuto fissarla a terra. Accartoccia l'alluminio in una palla. Crea un musetto, un corpo e le zampe del castoro. Colora la statuetta di marrone. Questo castoro adora masticare il legno. Olaf si addormenta profondamente all'aria aperta. Un fiume scorre nelle vicinanze. Un castoro sta costruendo la sua diga. Dei turisti! Avranno qualcosa che posso mangiare! Il braccio di Olaf ha catturato l'attenzione del castoro. Dov'è il mio braccio? Siamo stati derubati! Aspetta, è il mio braccio? Cosa? Ho le allucinazioni? Ok, prenderò qualcos'altro. Olaf, ora ha dei bicipiti di legno! Olaf, sei davvero in forma? Arrotola un pezzo di argilla leggera. Attorciglia. Dividi in piccoli marshmallow. Un intero pacchetto di morbidi marshmallow. Il campo è pronto. È ora di fare merenda. Ragazzi, ho portato il legno. Accendiamo un fuoco. Elsa tira fuori un pacchetto di marshmallow dallo zaino. Wow, buonissimi! Ma non c'è niente per scaldare i marshmallow. Agli spiedini ci penso io. Prendiamo in prestito un bastoncino di colla a caldo. Incolla una mezza perla. Ecco il nostro dispenser. C'è un'etichetta colorata sulla confezione. Le sorelle dormono profondamente. Olaf è rimasto fuori a guardare il suo programma preferito. Il russare proveniente dalla tenda è stato interrotto da uno strano rumore. Da dove viene questo ronzio? Ti sento e ti vedo. Assolutamente no, non ti lascerò mordere le ragazze. È ora di tirare fuori le armi pesanti. È qui vicino! Un serpente? No. Un bastoncino? Trovato! Lo spray! Uno spruzzo e l'avversario è sconfitto! Olaf è uno scout esperto! Ciao, spettatori! Useremo i fusilli per fare una trivella. Piega il manico. Aggiungiamo le parti della pipetta. Monta la trivella. Puoi organizzare la pesca sul ghiaccio con un dispositivo del genere. Buongiorno! Dove sono le ragazze? Vediamo! Non mi hanno nemmeno lasciato del cibo! Strano dispositivo! Beh, troverò del cibo da solo! È una giostra! Vertente, ma... ho sempre fame! Dai, colpisci la mela! Wow! Riuscirò a mangiare! Il tesoro è ben nascosto! Le ragazze rimarranno sicuramente sorprese!
ritaglia. Piega lungo le linee. Manca il lucchetto. Le lettere sono cadute dal giornale. Un messaggio misterioso. Interessante. Olaf ha deciso di nascondere meglio il forziere. Lo coprirò con i rami. Ci stiamo avvicinando. Guarda, una freccia. Dobbiamo seguirla. Wow, il tesoro è qui vicino. Là! Yeee! Il nostro tesoro, finalmente! Ve l'ho fatta! Il vero tesoro è l'amicizia!